Luigi, tuo nonno, che faceva il barbiere qui vicino, era il migliore amico di Otello. E che non lo so, erano molto amici, cioè nel senso molto caratteristici di questo centro storico di Roma, che era un paese abitato praticamente solo, esclusivamente da artigiani romani. Certo. Era un quartiere molto popolare, insomma noi c'eravamo veramente poco, eravamo in tre famiglie dentro la stessa casa, mia madre, mia zia e mio nonno, già avevano figliato mia madre e mia zia, insomma c'era mia cugina che era nato, io, e quindi... La cosa carina è che questa atmosfera di paese, insomma, di confidenza, di conoscenza e cose, si trasformava in una specie di gag, di sketch e continuo, come no, perché come no. era come andare al cinema. Sono qua in qualità di nipote di Luigino Forbicetta d'Oro, perché va detto, Luigino Forbicetta d'Oro. Questa è la notte della dolcezza, l'aria sospira, fante neri, cunnola tutta la giovinezza innamorata che stai a dormire. La leggenda narra, ma non è leggenda, è storia questa, cioè... che appunto nonno romanista, Otello laziale, quando c'era il derby, se vinceva la Lazio, nonno veniva a far cameriere qui, anzi dai tempi di Via della Frezza, prima, insomma, dei primi tempi. E nonno faceva il cameriere per Otello, chiaramente trattato male. E nonno veniva a far barbiere per Otello. E Otello, se vinceva la Roma il derby, andava a fare le barbe, poracci quelli, poi perché immagino che Otello, insomma, aveva fatto tante cose, ma le barbe non so come faceva. Dormi, chi